tabacco Kentucky è una varietà particolare, al di là della sua forma, della sua dimensione, della sua struttura, è un tabacco che per esprimersi al meglio deve essere curato a fuoco, quindi all'interno di locali in pietra dove viene acceso un fuoco e la foglia da verde poi si asciuga, perde la clorofilla e diventa marrone. È un'unicità che rimane al giorno d'oggi in mano a pochi coltivatori in Italia e in altre parti del mondo. I migliori sicuramente sono qui in Italia, fra Verona, Toscana, Umbria, un po' di Lazio e Campania, se no il Nord America. È una tradizione che generalmente si trasferisce di padre in figlio e quindi non c'è una scuola per poterlo curare, ci vuole la passione e la tradizione che è essenziale. Beh, diciamo che noi produciamo il tabacco qui nella bassa veronese ormai da 5 anni. Abbiamo scelto questi territori perché sono vocati per il tabacco. C'è un terreno che in termini tecnici si dice di medio impasto, che aiuta appunto la crescita di questa pianta. Abbiamo iniziato una collaborazione con un coltivatore storico da generazioni di questo tipo di tabacco. E diciamo che la natura del terreno più la conoscenza di questa pianta è il fulcro per poter avere del prodotto ottimale. Avendo appunto un'esperienza da generazioni, il coltivatore sa benissimo come il tabacco si comporta in campo, sa benissimo come andare poi a cercare di far sì che si creino delle piante ottimali poi per la produzione e appunto ci sono anche tutte le infrastrutture adatte per la cura a fuoco di questo prodotto, perché non è banale poter avere una foglia di tabacco che sia integra, che sia perfetta, un colore omogeneo, che non presenti buchi, e quindi solo una persona esperta può riuscire ad arrivare ad avere un prodotto eccellente. Non ci si può improvvisare, difatti noi ci siamo appoggiati a uno dei massimi esperti nel settore, che è Giancarlo Guzzo, il nostro coltivatore, con il quale abbiamo appunto iniziato questa collaborazione e da anni ci fornisce del tabacco che per il Sigaro Ambasciatore Italico è di massima qualità. Il sigaro, parliamo tanto di tabacco Kentucky. Kentucky si differenzia dagli altri tipi di tabacco perché è l'unico tabacco essiccato a fuoco. A fuoco cosa vuol dire? Essiccato con un metodo con il legno e proprio fuoco vivo sottostante alle foglie. Partiamo da inizialmente il periodo di febbraio, vengono messe a dimora su dei vassoi di polistirolo questi chicchi, che ad ognuno corrisponde una pianta. Vengono messe a dimora a febbraio e poi messe sotto serra perché il tempo è ancora abbastanza incerto e può succedere che arrivano delle gelate o delle cose improvvise, comunque ecco, per cui la pianta, essendo una pianta molto sensibile a quelli che sono gli sbalzi di temperatura, tipo quando arriva sotto zero muore, alle alte temperature lo stesso, si arrivano oltre i 38-40 gradi, anche lì viene lesionato il tessuto della foglia, per cui ha bisogno di, perlomeno fin tanto che la pianta cresce, ha bisogno di essere protetta, per cui viene messa sotto a dei tunnel, tipo tunnel delle fragole, eccetera, fino al periodo di primi di maggio. Nel periodo di maggio andiamo a prendere questa piantina, che sarà la futura pianta e futuro sigaro, andiamo a riprendere e trapiantare poi nel campo aperto. Per mezzo di un'agevolatrice, che è quella, che è la pianterina, che una parte è formata da delle ruote meccaniche per cui mettono giù la pianta sistematicamente alla stessa misura, ma bisogno anche di operatrici, sono quattro operatrici che prendono la piantina, proprio nel vero senso della parola, la sistemano su delle pinze e lì poi vengono adagiate nel terreno e poi coperte. Nello stesso tempo vengono anche messe in fianco anche un tubicino per la famosa irrigazione oppure fertirrigazione, cioè non andiamo più a dare l'acqua con i famosi rotoloni che si vedevano una volta in giro, ma andiamo a dargli l'acqua e il suo nutrimento con questo tubicino vicino alla pianta. Questo sarà, questa ormai non sarà più niente, poverina, ma doveva essere una piantina che abbiamo in qualche modo salvato. Aspettiamo la bella stagione, siamo tutti contenti perché sarà una bella annata, fortunatamente quest'anno sì, l'anno scorso invece malissimo perché era grandinato, per cui quest'anno invece bellissima stagione.
bellissima stagione, la si vede dalle piante che abbiamo qua, per cui da maggio aspettiamo i primi di luglio, tempo 2 mesi, la pianta arriva non così, ma addirittura arriva molto più alta. La pianta qua non si vede più perché purtroppo questa non sono riuscito a salvarla, ma ha un bocciolo floreale che a noi non serve perché noi dobbiamo cercare di tenere o di coltivare almeno 7-8 foglie, perché tutta la forza della pianta la lascia nelle foglie che noi lasciamo. Per cui andiamo a troncare la pianta, tutte le foglie sopra, e andiamo a pulire la pianta sottostante, per cui togliamo le 4 foglie sotto, treniamo le 7-8 foglie sopra e tutta la forza della pianta, per cui il nutrimento che gli diamo tutte settimanalmente o quando ha bisogno, le mette sulle foglie che restano. Le foglie sono, come vedete, di questa dimensione qua, enormi, bellissime. E periodo, tempo, 20 giorni dopo questa operazione di cimatura, 20-25 giorni, andiamo a fare la prima raccolta. Prima raccolta cosa vuol dire? Che da queste due piante, come vedete, mancano un po' di foglie. Andiamo a togliere 4 foglie, per cui tagliamo 4 foglie e andiamo ad appenderle negli essiccatoi. 4 foglie perché? Perché sono le foglie che hanno preso più colore, che hanno preso più sole, per cui si sono maturate. Quelle sotto non sono ancora mature. Se noi raccogliessimo la parte intera, guadagneremo tempo, ma le foglie sottostanti sarebbero delle foglie scadenti, per cui non un prodotto di alta qualità. In questo modo qua invece le 4 foglie sottostanti sono belle mature, belle croccanti e sono pronte ad essere appese negli essiccatoi. Qua ho ricreato un po' un sistema per semplificare la visione, perché dentro non si possono vedere, ma sono appese in questo modo qua. Sopra agli essiccatoi c'è un'impalcatura, per cui con la colorazione delle foglie dovuta al fumo e l'umidità è fatto a legno, ok? Dopodiché, fatto questo procedimento, i primi di novembre, di solito fine ottobre, primi di novembre, la foglia saranno tutte essiccate, per cui tutte quasi impercettibili, perché come vado a toccarle si romperebbero, perché sono strinate, tutte essiccate forte. E devo aspettare o un po' di umidità esterna dovuta da nebbia o qualcosa altro, oppure abbiamo noi dei sistemi da umidificare all'interno gli essiccatoi. E quando poi, una volta umidificato le foglie, vado a portarle, staccarle, diciamo, da quella che è la pianta, la porto in un magazzino e lì, sotto delle luci particolari, vado a selezionarle, staccarle tutte e selezionarle, metterle per tipologia o per grado, se vogliamo, per cui, e a legarle per tipologia, per cui volendo tutte queste foglie sono identiche, per cui le metto tutte a seconda di come sono, più o meno scure, più o meno chiare, che abbiano dei buchi o meno buchi. Tornando alla domanda principale, se voglio fumare un sigaro, ecco, prima di tutto uno cerca di capire il sigaro, se vuole un sigaro chiaro o un sigaro scuro, per cui se vuole fumare bene, noi diciamo va a cercare le foglie più scure possibile. Dietro ad un sigaro c'è tutto questo mondo qua. Quando è nato il moderno opificio del sigaro italiano nel 2014, ci siamo resi conto fin da subito che era essenziale per noi avere un controllo totale della filiera, quindi a partire dal seme avere i nostri campi con la nostra coltivazione, sia per una questione di sviluppo, quindi ricerca e sviluppo, ricercare e trovare i semi più adatti ai nostri prodotti, sia allo stesso tempo avere comunque una filiera garantita appunto dal nostro approvvigionamento. Oltre alla coltivazione qui a Verona, abbiamo poi acquistiamo tabacco da altre zone italiane e dal Nord America. Però per noi essere qui in Veneto, in questa terra che è fortemente vocata per il tabacco Kentucky, è stato di sicuro un elemento essenziale e vincente per poter avere un prodotto di una materia prima di alta qualità, proprio per garantire poi ai fumatori un tabacco unico con degli aromi essenziali. Gli amanti del sigaro sono abituati ad arrivare in tabaccheria, a comprare il pacchetto e trovare dentro il sigaro che a magari una persona inesperta può sembrare del tabacco arrotolato. Dietro c'è tutto un processo, una filiera che in realtà è molto lunga, addirittura che dura anni, dove si cerca di creare un processo sempre adeguato per poi fornire un prodotto che è di massima qualità.